Desidero dedicare un momento per congratularmi per la SpaceX e della loro recente azione nel lanciare nello spazio una automobilina. Sono sicuro che non è facile trovare una macchinetta costruita con materiale in grado di resistere in quell'ambiente. Comunque sono curioso. Ma per quale motivo succede durante un live? Fa così? Dal vivo. E le nuvole sulla Terra che non cambiano mai. Lo guardiamo ancora? È comunque un montaggio del video. Oppure la macchinina è sempre qui all'interno. Vi stanno mentendo, cari amanti dello spazio. Lo SpaceX è un'ulteriore finzione, come la NASA. Potete dire che è vero perché sembra così falso, onestamente. Come hanno detto nel lancio, se tutto andrà bene oggi, Falcon porterà il roadster dalla Terra nell'orbita di Marte attorno al Sole in un viaggio che può durare circa 1 miliardo di anni. Potete dire che è vero perché sembra così falso, onestamente. Potete dire che è vero perché sembra così falso, onestamente. Quando cercate di lanciare un inganno alle masse e lo schermo verde si interrompe, ma i globalisti continuano a credere comunque che è vero. Ciao a tutti e bentornati. Voglio passarvi una piccola analisi del volo del Falcon Heavy Test, dedicata a tutti gli amanti dello spazio che sono così entusiasti. E desidero iniziare mostrandovi una immagine che può entrare nei libri di storia perché si vede la Terra dallo spazio per la prima volta da tanto tempo ed è veramente... non è nemmeno piatta, è più concava. Quindi grazie SpaceX per questa immagine della Terra dove si dimostra che la Terra non è piatta ma è concava. Stavamo aspettando questo e grazie anche per averci riportato i fogli di alluminio nello spazio. Avevamo bisogno di questo da molto tempo, fin dal modulo lunare dove c'erano i fogli di alluminio nello spazio, quindi ancora grazie. Ora, qui c'è qualcosa che vi voglio mostrare perché ho visto questo dal vivo insieme al resto del mondo ed ho visto questa nuvola a destra della rampa. Non ditemi che sono pazzo, questa è sulla parte destra della rampa, questa nuvola qui a 26 minuti e 39 secondi. Bene, e dopo 7 secondi, pop, la stessa nuvola, l'ho copiata ed incollata qui, comunque, eccola qui. Alla sinistra del razzo. Ok? Questo dopo 7 secondi. La nuvola si è spostata da sinistra del razzo alla destra del razzo, dopo 7 secondi, dal vivo, si trova a sinistra del razzo. Ho tagliato ed incollato in modo che possiate vedere che è la stessa nuvola. Ok? Niente di particolare. Potete anche fermare ogni volta che volete che forse la nuvola si è mossa dalla parte sbagliata. Perché se osservate tutte le altre nuvole si muovono da sinistra a destra, ok? Questo è il razzo e come potete vedere iniziano a seguire la traiettoria che è orizzontale e poi verso il basso e poi direttamente in giù. Fanno sempre così e non so perché. Questo è il loro modo. Il percorso di questo razzo ripreso in quel preciso giorno. E qui c'è lo Starman, che tutti abbiamo atteso di vedere,
che sembra così vero, non vedo alcuna telecamera dietro di lui, ma deve essercene qualcuna che lo riprende da dietro. Ma dopo aver visto questo, saltiamo nel futuro e qui vediamo un flash che si riflette, che non si vede qui al minuto 34 ma al minuto 41, eccolo qui, ed ancora siamo dal vivo. Questi sono dei riflessi di luci in studio e qualsiasi cosa siano si trovano definitivamente inseriti da qualche parte. Potete osservarli voi stessi andando a vedere il video originale. Ma qui c'è lo Starman di fronte all'oceano. Presumo si tratti di questo. E qui si trova dentro qualche strano contenitore. E nuovamente al minuto 34 ho indicato qui, dove si vede ancora la terra piana, ho disegnato una linea così potete vedere e potete fare voi stessi questo col video. Prendete uno screenshot e fate la stessa cosa. E se osservate qui sotto vedete più curvatura, perché le lenti ad occhio di pesce funzionano perfettamente come devono funzionare. E poi, non molto tempo dopo, ecco questa immagine dove sono ben lontani dalla Terra. Potete vedere l'intero globo, ma non si vede alcuna Terra emersa su questa intera palla. Abbastanza strano vedere tutta quest'acqua. Magari andate su Google Earth e riuscite a trovare dove si trovano questa zona senza terre emerse, ma solo d'acqua. Ok? Molto interessante. Qui vediamo lo stesso tizio, le barriere se ne sono andate, così riusciamo a vedere la terra, ma cambiamo il video ed andiamo a vedere alcuni pezzi del filmato reale e vediamo se le bollicine nello spazio sono un problema anche per lo SpaceX. Pensavo che le bollicine nello spazio fossero solo un problema per la NASA, ma sembra che le bollicine nello spazio siano un enorme problema anche per lo SpaceX. Ho compilato diversi minuti di video con le bollicine riprese con lo Starman dal video mentre orbita e potete sempre verificare nel video originale. Così, gente, potete liberamente vedere questo voi stessi, un sacco, una marea di bollicine nello spazio, o magari sono solo pezzi di vertice, chi lo sa? A me sembrano bollicine che vanno verso l'alto. Perché dovrebbero filmare questo sott'acqua mentre possono fare tante altre cose? E dov'è la fotocamera che riprende con quell'angolatura da dietro che ancora non vediamo? Ma hanno una marea di fotocamere. Non ho mai visto alcun lancio con tutte queste fotocamere nella mia vita. Ma come potete vedere qui ci sono bollicine ovunque, da tutte le angolazioni. E sullo sfondo. Queste non sono stelle, queste sono bollicine, ok? Non si vede alcuna stella nei loro video. Tutto quello che si vede è una terra sferica circondata da un uomo dentro un'automobile con un sacco di bollicine. C'è qualcosa di più reale di questo? Vorrei solo spiegassero perché ci sono tutte queste bollicine nello spazio, ce ne sono quintali di bollicine. Poraccio, forse dovrebbe indossare la maschera da sub e la tuta da sud. Speriamo sia a prova d'acqua. Bene bene, questo è tutto per oggi gente, spero abbiate gustato, vi lascio con altri filmati di bollicine che sono stati ripresi dal vivo e fatemi sapere gente che pensate di questo, perché io penso che sia fasullo, come la NASA, lo spazio non è cambiato come non è cambiata la tecnologia dello spazio fasullo, ed è così. Grazie di aver guardato e che Dio vi benedica.